Ciao a tutti! Allora, oggi vi parlo di un nuovo prodotto che ho acquistato la scorsa settimana. Era appena uscito, non ricordo, insomma, sul sito di Wycon, ed è il nuovo rossetto, il Glossy Liquid Lipstick Forever. Questo prodotto qui, che io ho preso nella colorazione 07 Forever Cherry, quindi un color ciliegia. E loro parlano di un rossetto super lucido, long lasting, appunto a lunga durata. Mi ha incuriosito, ho detto ok, proviamo a prendere un colore, vediamo di che cosa si tratta. Il rossetto in questione ha questo packaging molto carino, che non so che cosa riusciate a vedere perché la parte sotto è tutta argento specchiata. Il tappo riporta il colore che trovate ovviamente all'interno, infatti è un bellissimo color ciliegia, e l'applicatore è il classico applicatore tipo gloss per intenderci. Quando ho letto le specifiche di questo prodotto, mi è venuta in mente un'altra tipologia di prodotto di qualche anno fa, che anche alcune di voi è venuta in mente la stessa cosa perché me l'avete scritto sotto la foto di Instagram, e cioè il prodotto della Catrice, il Made to Stay. Questo 8 ore, che erano sempre dei rossetti liquidi a lunga durata. Di questi vi ho fatto vedere gli swatch sulla mano e le comparazioni, anche tenendoli lo stesso tempo, diciamo, lo swatch, e poi andando a passare un fazzoletto su Snapchat, perché di questi prodotti chissà come su Snapchat sa già quello che penso. Questi vanno via. Questo fucsia è un po' più performante di colore rispetto a questo rosso fragola. Non mi ricordo, uno è lo 060, uno è lo 050. Ecco, questo fucsia qui, questo rosa Barbie proprio, durava proprio un po' di più, era un po' più cremoso, omogeneo rispetto a questo. Di questi gli swatch vanno via, anche se li tenete mezz'ora sulla mano, vanno via. Questo qui va via la parte lucida, ma la tinta rimane perfettamente così come l'avete messa. Questo sulla mano. Sulle labbra la cosa cambia un po'. Io l'ho già testato perché appunto ce l'ho da più di una settimana e nel corso della settimana l'ho usato 3-4 volte, tenendolo anche diverse ore, mangiando, eccetera, eccetera. È un prodotto che si mette molto facilmente, dà una bella resa glossy, rimane sottile perché almeno questo colore, che è un colore abbastanza intenso, va subito a tingere le labbra, a colorarle in maniera uniforme, quindi non c'è bisogno di fare più passate. E nel corso delle ore la parte lucida rimane lì finché non andate magari a tamponare con un fazzoletto mangiando qualcosa o se bevete un caffè. La parte lucida si stampa, non è che rimane lì, non vi rimane sulle labbra, ma è questo velo sottile lucido che va via e le labbra restano tinte. Il rossetto in realtà non c'è più, ma il pigmento è penetrato proprio nelle vostre labbra, non so come dire, no? Ecco quello. E infatti io mi ponevo il problema su Snapchat dei colori chiari, primo perché in genere a me i prodotti lucidi, long lasting, chiari, in genere non hanno mai avuto una buona resa, quindi se voi l'avete preso per curiosità, cioè se perché ci sono dei colori nude, fatemi sapere qui in descrizione. Ciao regà, nei commenti, fatemi sapere insomma se effettivamente resta sulle labbra. E poi perché oggettivamente un conto è nel momento in cui va via, essendo un prodotto che le tinge le labbra, cioè non è un rossetto che vi rimane sulle labbra, ma ve le tinge, un conto è l'effetto un po' biancaneve, no? Che fanno i colori rossi o fragolosi o ciliegia come questo mio. Un conto è tipo un nude marroncino che va via e vi lascia ste labbra tinte di un marroncino che fa un po' effetto cadavere, secondo me. Però queste sono tutte mie elucubrazioni e lasciamo perdere. Vi dicevo, va via la parte lucida, lascia le labbra interamente tinte. Ora, io ad esempio, una volta a pranzo ho mangiato tipo era un'insalata mista. Nell'insalata mista ovviamente c'è un po' di olio ed è andato via un po' di più perché se andate mangiando cose leggermente oleose, io questo anche dalla mano, se non lo strucco con un bifasico, quindi con una componente oleosa, non riesco a toglierlo in nessun modo.
la parte oleosa dell'insalata che ho mangiato si è portata via gran parte anche della tinta che mi era rimasta sulle labbra, quindi è tutto relativo, non è un prodotto che lo mettete lì e zdeng, vi rimane fino a fine giornata. Non è così, o perlomeno questa è stata la mia esperienza. Però è un bel prodotto e ha una bella resa sulle labbra, questo indubbio, a me piace, quindi sono contenta di averlo preso e se vi piace il finish lucido così con un colore bello intenso, lo consiglio. Non so i colori nude, quello non lo so, non so se si è capito il mio discorso, penso di sì. Vi volevo far vedere l'applicazione, ma tolgo un attimo il rossetto che indosso e vi faccio vedere come l'ho applicato anche nella foto che vi ho messo su Instagram. Io l'ho applicato con una matita un po' a contrasto perché mi piace un po', lo sapete, no? Ultimamente sono un po' in fissa con i giochi di chiaroscuro sulle labbra, insomma, ecco, e quindi io ho abbinato questa matita qui, che è quella della P2, che si chiama 150 fucsia, è questa. Quindi levo il rossetto, applico la matita e poi vi faccio vedere l'applicazione del rossetto di Wycon. Prima di applicare matita e rossetto, volevo fare uno swatch sulla mano per farvi vedere poi quello che vi dicevo, cioè passando un fazzoletto che va via la parte quella lucida, ma non va via il colore. E io adesso questa macchia me la porterò perché l'altra, non potete capire, mi è durata giorni. Nonostante poi l'abbia struccato, mi è durata giorni sulla mano. Eccolo, comunque è questo. Quindi vedete che colore intenso che ha, uniforme, bello. Vado a mettere la matita. Allora, ho messo la matita e adesso andiamo ad applicare insieme il rossetto. Vedete com'è intenso il colore se ne mettete tanto, poi dopo si va a fondere perfettamente, diventa molto più ciliegia, sembra molto più rosso con la stesura. Questa è l'applicazione, quindi devo dire che è semplice, io mi trovo bene a mettere comunque una matita perché mi dà modo di fare dei margini delle labbra molto precisi e lineari e poi perché appunto questo lo vado a mettere completamente a coprire anche tutto il bordo della matita che ho fatto e vi assicuro che la resa resta così invariata per ore. Questo è quello che abbiamo messo insieme sulla mano, saranno passati neanche 5 minuti perché certo insomma, ci ho messo poco a mettere rossetto e matita e adesso vi faccio vedere con un fazzolettino normale, lo vado a passare ed ecco qua. Vedete? Possiamo stare qua anche 2 ore. Vedete? È andata via la parte lucida, ma resta la tinta uniforme, perfetta. Stessa cosa sulle labbra. Adesso l'ho appena applicato, ma se vado a passare il fazzoletto, sì, le tinte, le labbra restano completamente tinte del color ciliegia che abbiamo applicato. Ripeto, non è una durata immensa e non è la lucidità che vi resta long lasting, ma è il colore che avete applicato che va a tingere le vostre labbra. La parte lucida va via se passate un fazzoletto, come avete visto. Vi voglio far vedere che anche passando, questa è una salvietta, anche passando una salvietta si fa proprio fatica, vedete? Ha tolto leggermente uno strato di colore. Non di più. Quindi questo è quanto per quanto riguarda questo prodotto e fatemi sapere se voi l'avete provato, se lo proverete, che cosa ne pensate. Vi saluto, vi abbraccio e vi bacio. Il colore è davvero bellissimo, ciliegia è davvero bello comunque. E noi ci vediamo alla prossima, come sempre. Ciao!